Insomma, abbiamo affrontato a modo nostro la questione della lingua e però mi rimane un po' rimpianto. Sì, fra un po' arriverà un'altra sorella d'Italia in carne ed ossa, anche lei marchigianissima, però è mancato forse per questa serata un ospite illustre, quegli ospiti che danno onore a una serata, no? Quelli che possono poi far parlare molto di sé. E certo, l'ideale sarebbe stato avere con una donna, sorella d'Italia anche lei, marchigiana anche lei, che avesse veramente lanciato il nome d'Italia nel mondo. Mi viene in mente la mia illustre concittadina, io sono di Chiaravalle, Chiaravalle è famosa per aver dato i natali a Maria Montessori, ma morta da più di 50 anni, insomma. Però tutti ce la ricordiamo per essere stata sulle 1000 lire, ma come faccio a dialogare con una carta moneta? È impossibile. Quindi come si fa? Come si fa? Ma potremmo immaginare un... Ma che succede? Ma chi è? Ma lei chi è? Scusi. Pronto? Ma pronto, chi è lei? Chi è? Chi è? Io sono Francesco Favi, lei chi è piuttosto? Sono Maria Montessori. Ma che onore, ehi. Piacere, piacere, benvenuta. Grazie di essere qui. Usa con noi. Usa lunette. No, ma guardi, parli io tu. Sono accettato sto collegamento, è solo sì. Perché devo fare una domanda a tutti gli italiani all'ascolto. Ma una domanda, dica pure quello che vuole, parli. Io vorrei sapere perché mi avete tolto dalle 1000 lire, chi c'ha avuto st'idea? Io, Maria Montessori de Chiaravalle, filosofa, spisicologa, dottoressa, pedagogista, sono stata la prima donna a meritarmi un posto d'onore sulle 1000 lire. Ho incarnato sogni e speranze del popolo italiano, ho rappresentato la ricchezza italiana nel mondo, sono stata smaneggiata da milioni di matti. Sono stata messa in te salvadanai, in te portafogli, in te borselli, sotto i materassi. Vero, vero. E perfino sotto i reggipetti dei milioni di italiane e di italiane. Avevo soppiantato quel barbò di Giuseppe Verdi. Io, Maria Montessori, dottoressa, filosofa, spisicologa. Poi? Fermiera, pedagogista. Io, come mi avete tolto dalle 1000 lire? Chi ci ha avuto il coraggio di fare un gesto? Ma no, guardi che... Chi ci ha avuto la sfacciataggine di farmi fuori? Me li dica il nome di chi è quel cornuto. No. Me li dica, Ciambotti! No, ma si calmi, guardi, dottoressa Montessori, intanto lei rimane il fondamento dell'educazione. E poi il suo viso dolce ed espressivo, ce lo ricordiamo tutti dalle carie vecchie 1000 lire, no? Non si preoccupi. Cosa fai? Mi pigli pure in giro? Viso dolce espressivo? Sì. Ma non vedi quanto su vecchia, quanto su brutta e soprattutto sapessi quanto su trista? Io voglio il nome di quel cornuto che mi ha tolto dalle 1000 lire! Fammi il nome! Ma guardi che nessuno l'ha tolta dalle 1000 lire, è che l'euro è andato fuori corso, non c'è più l'euro dal 1 gennaio del 2002 in ben 12 stati dell'Unione Europea, oggi c'è l'euro, non c'è la lira. Ti piace un colpo! E beh, a me non mi ci potevate lasciare sull'euro! E adesso st'euro, qui simbolo Cesarea. Ma come? Mi stupisco di lei, lo dovrebbe sapere, c'è l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Ma signor... chi? Sì. Quell'uomo che sta a quattro de spade, tutto nudo, quel simbolo sceno. Ma non lo descriva così, è piuttosto il simbolo delle proporzioni perfette del corpo umano, dottoressa. Mi stupisco di lei, cosa fa si scandalo? Cioè, tu mi vorresti dire che io, Maria Montessori di Chiaravalle, psicologa, pedagogista, prima dottoressa italiana, donna, sì? Sono stata sostituita da un par de palle? Sì, ma non la metta su questo piano. Non ci posso credere. E non la metta però così, non guardi. Non ci posso credere. Ma non è così. Me di chi è stato quel cornuto, me lo devi dire, fammi il nome. Ma poi, dottoressa, guardi, lei si deve rendere conto che nel mondo è famosa per il metodo pedagogico che lei ha lanciato. Ci sono tantissime scuole in Italia, nel mondo, all'estero, sì, in Europa. Ma a me mi risulta che il metodo mia l'avete stravolto, travisato. Ma ve l'ho stato detto come si deve trattare i fioli.
Ma voi altri ne avete capito niente, pezzo di ignoranti che non siete altro! Ma come, ci addebita anche questa colpa? Ma lei ha lasciato scritti i capisaldi della sua educazione, del suo sistema educativo. Sappiamo che bisogna riconoscere e rispettare la libertà del bambino, no? Del discente. Non ha sempre sostenuto la libertà del bambino lei? Dottoressa? Libertà del bambino? Sì, come no? Io avrei detto sta cavolata! Ma non leggo qui? Io? Sì, ma sì. Oh, ma non avete capito niente! Libertà del bambino! Ma che quell'età non capisce quante ne lunghi! Libertà del bambino un corno! I fioli vanno tenuti legati! I fioli vanno maltrattati! Se rompene dentro casa li dovete legante in seggiolò! Se rompene quando è ne fuori casa li dovete porta fuori al guinzaglio! E addirittura! Ma cosa dice? Guardi, il suo metodo non diceva questo, lei lo sta travisando. Lei ha sempre sostenuto che se i bambini sbagliano, se fanno un capriccio, occorre perdonarli, il perdono. Perdonarli? Sì, certo. Il metodo mio diceva il contrario. I fioli se sbagliano e vanno puniti immediatamente. Se sbagliano a scuola, li dovete prendere a bocca a tovo gli altri insegnanti. Li dovete far inginocchiare sui ceci dietro la lavagna. Se sbagliano invece a casa, se danno fastidio tra le pareti domestiche, sì, vanno messi 3 giorni filati dello sgabuzin a luce spenta, senza magnà. Ma dottoressa, mi sembra di sentire quelle cose di una volta, un metodo da orchi il suo. E poi guardi, me lo lasci dire, da cittadino chiaravallese io non mi riconosco in quello che lei dice. Sa che Chiaravalle le ha dedicato questa bellissima scultura, quella bella cittadina che è Chiaravalle? E lei non ci si riconosce un po'? Bella cittadina? Certo, Chiaravalle, sì. Secondo te sarebbe una bella cittadina? Secondo me ma sì. Ma se fa schifo! Ma no! Eppure la scultura che mi hanno dedicato in mezzo a quella rotatoria che pare che cago un fiolo! Fa schifo pure quella! Vergognatevi! Vedi il nome di chi è che ha fatto quella scultura che non c'entra niente con me! E vedi fa pure il nome di chi è che mi ha tolto dalle 1000 lire! Fammelo, se no te meno! Ancora te, pelato! Dottoressa, si calmi, guardi, mi pare che non è la serata adatta, l'abbiamo scomodata, l'abbiamo disturbata, si vede che lei è nervosa. Io guardi, ti dico, dica quello che vuole al pubblico, io guardi, me ne vado, guardi, parli lei e io non voglio... E dico che siete la manica dei ciambotti! È tempo perso a parlare con gli altri, mi sono stufata, chiudete su collegamento che devo dormire, su stracca! Ciambotti, fammi da via, ciambotti, via, via! Non era la serata giusta per Maria Montessori, mi dispiace, io mi ero fatto tutt'altra idea. Io sono chiaravallese, fin da piccolo ho sempre idealizzato Teodoro Montessori come la pia vecchina, la nonnina che chiunque vorrebbe avere, ecco come poi è ritratta qua. E chi se lo poteva aspettare che la vera Montessori era così nervosa, così lascivile?